Buongiorno a tutti da Sydney e bentornati qui al Wino Café. Dove è stato il Wino Café in questi mesi? Il Wino Café in questi mesi si è riposato. No, in realtà lo scorso novembre è stata un'idea che è venuta fuori, mi è venuta fuori un giorno di quelli in cui si è ispirato. Mi è venuta questa idea di fare interviste a tutti gli italiani che ci sono qui in Australia, sì, proprio tutti praticamente. Così ho detto, perché non intervistare tutti gli italiani, quindi anche al di fuori di Sydney, per conoscere le loro storie, per capire perché sono venuti in Australia, per sapere che cosa stanno facendo in questa loro esperienza australiana. E allo stesso tempo per fare gruppo, come ho scritto in uno dei post che ho postato qualche settimana fa, l'idea alla base di Wino Café è proprio quella di fare gruppo. Essendo allenatore di calcio, la prima regola quando si entra in un nuovo spogliatoio è quello di aiutare i giocatori a fare gruppo. E quindi, anche qui a Why Not, il mio intento, il mio obiettivo con Wino Café è proprio quello di fare gruppo tra noi italiani in Australia. La mia idea, diciamo, il mio sogno è proprio quello di sentire un ragazzo che mi dice: "Sai Paolo, ascoltando una delle tue storie, ascoltando l'esperienza di questo ragazzo che vive non so dove in Australia, io ho trovato il coraggio, uno, di partire a mia volta, quindi di abbracciare una nuova esperienza, di abbracciare il cambiamento. Ma allo stesso tempo, il fatto di sapere che Little Johnny, come li chiamano qua in Australia, per prendere il pinco pallino della situazione, vive in un paese sperduto dove hanno bisogno di qualcuno. Il fatto di sapere questa informazione qua, di averla saputa grazie ad un'intervista di Wino Café, mi ha cambiato un pochettino la mia esperienza attuale. Quindi l'aiuto alla base agli italiani che sono qui in Australia è alla base di ogni intervista di Wino Café. Scusatemi se alle volte mi perdo, scusatemi se alle volte vi sembro un pochettino così dislessico, ma mi devo riabituare a questo fatto delle dirette, mi devo riabituare al fatto di parlare davanti ad una telecamera, ma farò del mio meglio. Quello che vi dicevo è che Wino Café è stata una bellissima scoperta e lo è stata, è una bellissima esperienza. Ma è stato ancora più bello il periodo in cui non lo stavo facendo Wino Café, quindi diciamo dicembre, gennaio e febbraio, visto che oggi appunto è il 2 marzo, è il 3 marzo, è il 2 marzo, il 2 marzo. Perché in questo periodo mi sono arrivati tanti messaggi di italiani o in Italia o in Australia o in giro per il mondo che comunque avevano scoperto Wino Café da Wino in generale da poco tempo e si erano visti tutte le interviste che avevo fatto a novembre. E mi ringraziavano di questo. Quindi è stato molto bello. E uno di questi messaggi lo volevo condividere perché quando l'ho visto ho detto: "Ah, questo qui è proprio una cosa bella da condividere." Perché è il messaggio di Christian, che adesso ve lo trovo subitissimo, questo messaggio. Christian vive a Verona e in una delle sue... Una mattina mi sveglio e trovo questo messaggio, eccolo qua, che diceva: "Ciao Paolo, te li faranno in tantissimi, ma anch'io vorrei farti i complimenti per quello che fai." Allora, non me li fanno in tantissimi. Anzi, più che complimenti, vorrei ringraziarti. E questa è la cosa che mi più piace. In un mondo dove ormai senti e leggi solo notizie negative, trovare qualcuno che racchiude, al contrario, decine e decine di storie di persone che hanno avuto successo è veramente come trovare un tesoro. È fantastico arricchire la mia vita con le esperienze di persone che non avrei mai e poi mai conosciuto. Veramente bravo. Questa è stata la cosa che più mi ha fatto, come dire, che più mi ha fatto piacere, il sapere che una persona che io non conosco minimamente sta ascoltando una puntata, un episodio di Wino Café in un luogo sperduto del mondo e sta traendo beneficio da queste interviste. Questo è il mio, è l'obiettivo più grande, insomma, far arrivare le storie delle persone a quante più persone possibile. Insomma, se vi piace Wino Café, condividete, parlatene con tutti, parlatene con qualsiasi persona e ditegli: "Ascoltate Wino Café", ma soprattutto condividete Wino Café. E come prima intervista, come prima storia, anzi ne abbiamo due oggi, come prima storia, come primi ospiti del Wino Café targato 2020, oggi abbiamo due ragazzi, Andrea ed Erika, una coppia, che sono arrivati qui in Australia da pochissimo tempo, ok? E voi direte: "Ma
di solito le interviste erano persone che sono arrivate in Australia da tantissimo tempo, da tantissimi anni, quindi che hanno tantissime informazioni da dare. Come mai questa volta questi due ragazzi sono appena arrivati in Australia? L'ho fatto perché mi piace l'idea di collegare il nuovo inizio di Why Not, l'inizio della nuova stagione del 2020 di Why Not Caffè, quindi un nuovo inizio, con il nuovo inizio di Erika e Andrea. E perché poi con loro due mi è venuta un'idea, che porterò avanti insomma in questa stagione di Why Not Caffè, di cui parleremo durante l'intervista, la loro intervista. Allora, credo di aver parlato già abbastanza, saluto anche tutte le persone che in questo momento sono in diretta e stanno seguendo con noi in diretta sulla pagina Facebook di Why Not, Why Not Caffè. Se ci siete, battete anche un colpo, nel senso, fatemi sapere dove siete, cosa state facendo e ovviamente se vi piace quello che state vedendo. Ma adesso è il momento di tirare dentro, come si diceva, tirare su gli ospiti che mi stanno aspettando qua e dovrebbero vedersi tra poco. Eccoli qua, bellissimi. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi ragazzi, come state? Bene, grazie. Bene. Senti, che prima di tutto non ho detto dove siete, l'ho scritto l'altro giorno ma non l'ho detto. Dove siamo? Siamo a Bundaberg. Ok, Bundaberg, che in italiano si dice Bundaberg, giusto? Bundaberg, esatto. Giusto, per tutti Bundaberg, anche per noi fino all'altro giorno. Sì, esatto. Invece all'australiana è Bundaberg. Esatto, ci corregge subito l'australiano. Ecco, se non dici anche la G finale è ancora meglio, sì? No, esatto. Esatto, piano piano, un passo alla volta. Sentite, che ore sono lì? Abbiamo lo stesso fuso o è diverso? No, qua sono le 8:10. Quindi un'ora prima. Ale, che ora vi siete svegliati? Eravate in ansia per questo momento? O... Giumbia, ho messo la sveglia alle 6. Alle 6. E quasi quasi non facevamo in tempo. Ma perché abbiamo scelto la location di un parco, così potevamo stare più tranquilli per parlare. Infatti siamo assaliti da moscerini, ma ben volentieri. Ben volentieri, perfetto. Intanto io volevo salutare le persone collegate con noi in diretta appunto sulla pagina Facebook di Why Not, che ci stanno scrivendo. C'è scritto il mitico Rolando che si è svegliato, ha scritto boom, buongiorno Rola, buongiorno Gabriele e buongiorno anche Antonella che dice bellissimi, quindi credo che stia parlando. Era la mia mamma, è la mia mamma Antonella forse. Antonella che dice bellissimi, però... Allora sì, è la mia mamma. Facciamo mamma. Dai. Beh, salutiamo la mamma. Allora, sentite, partiamo dalla mamma. Cosa ti ha detto nel momento in cui le hai detto me ne vado in Australia? Mi ha insultato, ci ha messo un po' ad accettare la cosa e a dirmi che era felice di questa decisione, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto l'obiettivo. Sentite, voi quando siete arrivati qua? Il 5 febbraio. 5 febbraio, quindi manca poco al primo mese australiano. Sì, praticamente sì. Esatto. Ok, qual è la prima impressione che vi ha fatto l'Australia? È stata strana, perché noi siamo arrivati a Sydney. Mm-hmm. Avevamo fatto un progetto che era basato su Sydney e poi invece ci siamo scontrati con una realtà che era tutto l'opposto di quello che ci eravamo aspettati. Ah, perfetto, quindi vi siete già immersi nella vita australiana, che si fanno piani e si smontano piani. Bravissimo. Di una giornata. Esatto. Bravo, esatto, quindi un giorno ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ma qua ci piace, siamo felici, è quello che vogliamo? No. Basta, abbiamo trovato un'alternativa, siamo partiti, siamo venuti qua, esatto. Nel giro di 3 giorni. Qual è, quindi il vostro piano originario era quello di arrivare a Sydney e stabilirvi a Sydney? Esatto, sì sì. Ok, sì. E che cosa non vi è tornato? Cioè come vi siete mossi una volta arrivati a Sydney? Appena arrivati a Sydney ci siamo appoggiati a una cara amica di Andrea che si chiama Chiara, che ringraziamo tantissimo e che ci sta tenendo ancora le nostre cose nel suo box. Chiara, ti vogliamo bene. E ci ha dato una grande mano e noi inizialmente abbiamo prenotato un Airbnb nella zona di Randwick, che è una zona più vicino al mare. E già da lì, dal loro odore dell'aria, abbiamo capito che quello che ci piacerebbe per il nostro futuro sarebbe stare vicino a una zona marittima. E invece ci siamo trovati poi, terminati i giorni su Airbnb e mettendoci alla ricerca di un affitto per stare un po' più appunto stabili, in una sistemazione che fosse stabile, ci siamo spostati più verso il CBD di Sydney, il centro lavorativo,
perché pensavamo appunto di trovare maggiori possibilità lavorative lì, ma ci siamo scontrati con il fatto che è proprio una metropoli, per l'amor di Dio, super multi globalizzata, ma non fa per noi. E quindi abbiamo deciso insieme di tirare remi in barca e spostarci altrove. Perfetto. Sì, sì. Perfetto. Voi arrivate da? Milano, tutte e due. Sì, vicino a te. Sì. Cornaredo io, Nerviano lei, esatto. E tu sei di Arluno. Aspetta. Vi ricordavo Cornaredo, tu sei di Nerviano addirittura. Io sono nata a Rho, ho cambiato spesso casa, quindi sono un po' abituata ai traslochi, però la mia ultima casa è a Nerviano, sì. Che bello, mi fa sentire un pochettino a casa, come una come chiamare casa in questo momento. Esatto. Sentite, sì. da quanto tempo pianificavate il vostro trasferimento in Australia? Allora, io da un annetto in realtà, nel senso che ho iniziato verso dicembre del 2018 addirittura a pensare, mi è venuta questa idea, insomma, e piano piano cercando su internet eccetera ho trovato un nome che è Paolo Gallo, non so se lo conosci. L'ho sentito. L'hai sentito? Così, giusto per. Ne ho parlato. e diceva a internet che Paolo Gallo da Arluno è partito, è andato in Australia ad allenare e la cosa mi ha iniziato ad intripparmi, quindi ho cambiato ulteriormente i miei progetti iniziali, ho pensato che la via che fare l'allenatore in Australia potesse essere una cosa differente rispetto a farlo in Italia, che si potesse avvicinare anche di più all'esperienza lavorativa che ho in Italia come educatore con i ragazzi, quindi mi sono documentato riguardo questa cosa e ho visto che era fattibile e ho continuato a pianificare piano piano, mese per mese, la partenza, quindi ho preso delle decisioni a livello lavorativo, ho lasciato il lavoro per essere pronto a inizio settembre perché l'altro lavoro mi lasciava libero invece a fine settembre, lo ritenevo troppo a ridosso della data di partenza che inizialmente avevo scelto, ovvero la fine di ottobre, inizio di novembre del 2019. E piano piano appunto ho messo insieme un pochino tutti i puntini, ho messo insieme il piano, insomma, ecco. Okay. Ho messo appunto il piano. Hai lanciato i dadi? Sì, esatto. Però il piano iniziale era partire quando? Era partire verso fine ottobre, inizio novembre, e avevamo anche prenotato i biglietti poi in realtà, ma mi sono rotto il tendine d'Achille una settimana e mezza prima di partire, quindi abbiamo dovuto rimandare. Breve storia triste. Allora, se puoi vederla così, allora negli anni ho imparato a cogliere questi momenti come segnali, no? Con le esperienze. Bravo. Quindi se succede qualcosa è perché deve succedere, quindi va accolta, anche brutta che sia. Esatto. Però, effettivamente, se la leggi col senno del poi, se tu fossi partito ad ottobre, saresti arrivato proprio nel momento nel momento peggiore, appunto, degli incendi qui in Australia. Sì, perché, appunto, vero. Tra ottobre e dicembre è stato, e anche inizio gennaio, è stato devastante. Insomma, vivere qua con mascherina, fumo, insomma, non è stato bello. Quindi, esatto. Se vogliamo vederla, è andata bene. È andata molto bene, perché poteva andare bene. Adesso è tutto a posto il tendine? Sì, diciamo di sì, dai. Nel senso che cammino e sono abile a rollabile per fare fatica nelle farm, quindi. Esatto, è la cosa importante. Erika, invece tu, quando arriva il momento why not che dici ma basta Nerviano, voglio l'Australia? Quando mi sono innamorata di Andrea. Oh, ma è vero, sembra una storia dei film, però è la verità, ci siamo conosciuti a lavoro, perché quest'estate a giugno abbiamo iniziato entrambi a lavorare nello stesso posto come educatori e inizialmente eravamo solo colleghi. Terminato il periodo lavorativo, quindi verso settembre, abbiamo iniziato come i cagnolini ad annusarci un po' e io sapevo già lui andasse in Australia, tant'è che a lavoro io, gli altri colleghi, quando lui ci ha detto questa cosa, gli hanno detto bravo, complimenti, parti, che bella idea, tutti così. Chi mai si aspettava che ora sarei stata qui in diretta su Facebook a parlare del fatto che sono in Australia. Per cui, allora, in realtà ho questa chicca che è relativa al fatto che io già prima di Andrea avevo deciso di andarmene,
uno o due annetti che annusavo un po' quest'idea, ne parlavo con i miei, ero indecisa su Canada, America e Australia. Quando poi appunto i nostri cuori si sono incontrati, abbiamo deciso chiaramente d'Australia, perché il suo appunto piano era tratto, era già in dittura. Io mi ci sono trovata, abbiamo più o meno lo stesso modo di vedere le cose, quindi finora non abbiamo ancora litigato. Insomma, sì. Quando hai trovato la persona giusta per te, in più del resto dell'Australia, per cui quello è stato. Sì, come hai detto tu, sono segnali. Io non gli avevo mai parlato del fatto, nessuno lo sapeva, cioè sapeva questa cosa, che io amavo già l'Australia come sistema, diciamo, governativo, perché a me piaceva tanto quello. Io volevo cambiare, volevo andare via dall'Italia perché avevo in mente delle cose per il mio futuro e sapevo che paesi come Australia appunto e Canada magari potevano darmelo, ed ero molto più contenta di sapere che poi avrei condiviso con lui. Hai sempre fatto l'educatrice l'educatrice, quando dici educatrice, cos'è? Educatore all'interno di? Allora, educatore all'interno di scuole, però io ho fatto tantissimi lavori. Quello per cui in realtà ho intrapreso degli studi, appunto, sì, è la carriera da educatrice. Ho avuto a che fare con la fascia minori, sia minori piccoli, quindi 0-3 anni fino ai 18, perché poi mi sono un po' specializzata in tanti ambiti. Più che altro mi piace il sostegno scolastico, DSA, BES, che sono quei bambini che hanno bisogno di un piano di studi particolare dentro la scuola e come piano extrascolastico. Quindi, per esempio, ho fatto anche l'insegnante di teatro, mi piace molto avere a che fare con i bambini, parboletti piccoli. Sentite, ma e quali sono i vostri piani per l'Australia, insomma? Il piano in generale è quello di rimanere. Okay. Quindi anche per gli anni che vengono, siccome io ho appena fatto i 32 anni e il working holiday visa lo può richiedere fino a prima del compimento del 31esimo anno, è per questo che io ho fatto il visto lo scorso anno, infatti, ho pensato io a un corso di studi, un corso VET che mi permetterà di fare l'educatore nell'ambito dei senza tetto, tossicodipendenti, alcolisti, eccetera eccetera, la bassa soglia, diciamo, okay. Insomma, con cui già ho avuto a che fare in Italia, in zona stazione centrale e vicino a noi a Corbetta. Vabbè, fatto una bella esperienza in zona stazione centrale, sì. Diciamo abbastanza, al centro SS di stazione centrale sotto il tunnel. Fatto una bella corazza, ecco. Esatto. E c'è da dire che gli piace tanto, quindi la corazza è proprio voluta. Mi piace un sacco, ma perché ci sono cresciuto, papà faceva quel lavoro lì e mi ha sempre portato insieme alla mamma a vedere i suoi tossici, come li chiamava lui. e quindi per il prossimo anno, in teoria, se non cambiano le leggi e non estendo il working holiday visa fino ai 35 anni, come dovrebbe essere in teoria a luglio, mi iscriverò a questo corso e alla fine di questo corso avrò delle agevolazioni da parte del governo australiano per quanto riguarda la richiesta di uno skilled visa, perché questo corso fa parte di un progetto decennale del governo australiano per cui vuole incrementare del 13% gli impiegati in quel settore della bassa soglia, e quindi danno tante agevolazioni. Sei stra preparato. Sì, sì, su questo sì, è solo che non sono preparato sulla realtà che stiamo vivendo adesso, in realtà, quindi è tutto. Quello è il bello, diciamo. Ci sono, esatto. Come dicevamo prima, in Australia si fanno piani e si smontano piani nel giro di una giornata. Insomma. Come il meteo, abbiamo scoperto. Come il meteo. Le quattro stagioni in una giornata, l'abbiamo vissute. Esatto. Bellissimo. Questo è anche il bello, che è giusto anche conoscere le cose, come ho detto consigliato più di una volta. La cosa principale è conoscere quelle che sono le possibilità. Poi dopo il piano può essere cambiato, però almeno sai più o meno in che direzione stai andando. Questo è molto importante. Sentite, nel frattempo salutiamo anche il grande Alan Christian, King La Manna. Che è, insomma, un amico in comune. Senti, la situazione farm, ci siete arrivati da quanto? Da una settimana, giusto, più o meno? Una settimana domani. Esatto. Ok, sì. avete già cominciato, come innanzitutto come l'avete trovata questa parte?
Allora, no, come l'abbiamo trovata lo dice Andrea, perché grazie a un suo amico. Allora sì, tramite un ragazzo di Corraredo che è stato qua un paio di anni fa e gli ho chiesto un paio di indicazioni in quei giorni in cui stavamo decidendo di cambiare vita qui in Australia e mi ha consigliato di venire qua perché lui c'è stato un po' di mesi e si è sempre trovato bene, insomma, ed è uno dei pochi qui in zona che paga tutto a ore, quindi... Che è meglio, è quello che consigliamo noi, come ci hanno appunto consigliato tanti altri ragazzi, perché un conto è essere pagati a buckets, giusto? A bin, sì. A bin, insomma, a cesti, ok? Quindi vuol dire avere anche la mano per poter riempire di verdura, frutta, ortaggi, quello che è, o a ore, e ovviamente è meglio a ore, perché a priori da quello che vai tu a raccogliere sei sicuro perché che vieni pagato. L'ho sentita questa cosa che ti pagano a peso, insomma. Esatto, sì, per sì, sì. Infatti l'altra sera, no, giovedì sera abbiamo parlato con una ragazza qua in un ostello vicino, italiana, che lei è pagata, va a raccogliere dei limoni ed è pagata a bin e dice che lo sta facendo solo per finire i giorni, per levarsi, esatto, per levare le tende, insomma. Però non è quello che vogliamo. Okay, perché okay, abbiamo incontrato anche questa novità, nel senso che gli ostelli di backpackers sono pieni di ragazzi o che devono realmente terminare gli 88 giorni e quindi non importa loro quanto lavorare, come lavorare, l'importante è terminarli e poi vedono cosa fare, o persone che si sono trovate bene comunque nelle farm, perché quello che abbiamo capito a priori da tutto è che ci tengono molto i datori di lavoro a trattarti come un essere umano, che è la cosa principale per cui siamo venuti qui in Australia piuttosto che rimanere in Italia. E quindi dopo aver terminato gli 88 giorni rimangono lo stesso, perché comunque è una fonte di guadagno che è tangibile, cioè è toccabile, nel senso che tu hai terminato gli 88 giorni e poi ciò che guadagni è tuo, te lo metti da parte per quello che vuoi. No, io conosco molti ragazzi che mi hanno detto che comunque sono riusciti a mettere da parte parecchi soldi stando in farm, specialmente sì, se abbatti le spese. Sì, è quello, è la motivazione per cui ci siamo spostati dal centro, perché le spese sono esorbitanti, soprattutto per i trasporti, ce ne siamo accorti, e invece con questa sistemazione, con l'ostello che fornisce sia la sistemazione per dormire sia il trasporto, abbatti tantissimo le spese. Ok, sentite, allora, ne ho parlato prima nella premessa che ho fatto, un'idea di cui abbiamo già parlato noi. Mi piacerebbe con voi fare una sorta di diario di bordo, nel senso che adesso mi avete spiegato quelle che sono le vostre aspettative iniziali, quello che è, quelle che sono le sensazioni che avete stando lì da una settimana. Non avete ancora iniziato a lavorare, quindi non vi siete ancora sporcati le mani. Ancora no. Sono le scarpe per il momento. Esatto. Per cui, tra 3 settimane, un mesetto, ci risentiamo, facciamo un'altra diretta. Nel frattempo segnatevi un po' tutte le cose strane che vi capitano. E magari, insomma, la vediamo questa cosa. E mi direte un po' quelle che saranno poi le sensazioni che troverete vivendo appunto l'esperienza in farm. Visto che io non l'ho mai fatta, quindi sono curiosissimo di questa cosa. Anche noi l'abbiamo mai fatta. Per cui, guarda, siamo nelle stesse, come dire, nelle stesse scarpe, soltanto che le vostre sono già sporche perché sono esatto, sporche. Al momento sono a piedi nudi qua a casa, per cui va bene così. Sentite, mi stanno dicendo comunque, il Alan dice che difensori come te pochi, Andrea. Ha ragione. L'ho visto giocare anch'io, devo dire che è bravo. Sì, quella volta che mi sono rotto il tendine, quindi se mai dovessi tornare a giocare, lei non verrà a vedere. Che carino, grazie. Sentite, poi parleremo anche della vita di coppia in farm, perché secondo me è un'altra di quelle esperienze che mette a dura prova. Alla prova sicuramente. Sentite, è stato un grandissimo piacere. Io vi grazie anche per noi. Vi chiedo magari di condividere con me dopo, quando appena finiamo la puntata, qualche link riguardante la farm in cui siete, qualche indicazione in più, che così almeno io lo vado ad allegare alla vostra, al vostro articolo, appunto, che parlerà di questo. Volentieri. Perfetto. Buona giornata e grazie ancora. Grazie anche a te. Ciao. Ciao. Ok, e eccoci qua, insomma, la prima diretta, la prima
la prima puntata di Wine o Caffè direi che è andata alla stragrande. Andrea ed Erika sono stati fantastici, uno perché sono stati molto esaustivi, hanno spiegato i motivi appunto perché per cui hanno lasciato l'Italia, insomma volevano un'esperienza diversa, e hanno parlato anche di un qualcosa molto comune per tutti gli italiani che vengono qua in Australia, il fatto di fare dei piani ma allo stesso tempo avere l'abilità di cambiarli in poche ore. Con Andrea non abbiamo parlato durante l'intervista, però con Andrea io mi ero visto qui a Sydney, perché appunto il suo piano iniziale era quello di fare l'allenatore, quindi ci siamo sentiti, ci siamo conosciuti di persona, perché fino a quel momento ci eravamo soltanto scritti, e ci siamo visti, è venuto a vedere un mio allenamento, per cui lui era pronto a buttarsi appunto nel mondo dell'allenamento, e poi non ci siamo sentiti per una settimana. Quando ci siamo risentiti mi ha detto: guarda, è cambiato un po' tutto, perché adesso sono a Bundaberg per fare le farm. E quindi gli ho detto: ma come è possibile? Sì, perché alla fine non a Sydney sentivamo che l'esperienza non stava partendo nel modo giusto, quindi ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di prendere e andare un'altra volta. E questo è proprio lo spirito giusto per quando si va all'estero, quando si viene qui in Australia, il fatto di fare dei piani, però di viverli anche questi piani, perché nel momento in cui li vivi tante volte ti accorgi che non ti ci trovi molto bene, e quindi a quel punto non hai più tempo per dire vabbè aspettiamo un altro mese, no, perché il tempo passa e il tempo passa, e quindi devi essere veloce, decidere e alle volte anche cambiare direzione, come hanno fatto loro. Io ringrazio tutte le persone che sono state con me in diretta oggi, vi do appuntamento a domani mattina e vi dico adesso, se non avete seguito la diretta, troverete il video dell'intervista sul canale YouTube di Why Not, troverete il podcast sul podcast di Why Not e il sito dove appunto convergeranno tutti questi file. Buona giornata a tutti, buonanotte se avete seguito dall'Italia, ci vediamo domani. Ciao!